Io ho avuto ancora la fortuna di entrare a far parte di questa bella famiglia con Agostino Rizzio, con il quale ho fatto il suo ultimo concerto prima che ci lasciasse, e ho sempre ammirato quest'uomo che ha creato insieme al grandissimo maestro italiano Arturo Benedetti Michelangeli il festival. E ho sempre ammirato i colleghi importanti, la musica bella che si è fatta con tutta la difficoltà che a volte la vita ci riserva, e penso che questo sia semplicemente un segno di come non bisogna perdere la fiducia nella bellezza, e per questo ribadisco, va sostenuta. Il festival ha formato un pubblico. E questo credo sia un patrimonio importantissimo da preservare. Naturalmente c'è un ricambio di pubblico e noi cerchiamo un ricambio di pubblico, cerchiamo di portare dei giovani, però la mia impressione è che quando arriverà l'età giusta per loro ci arriveranno naturalmente. Prima o poi, evidentemente, nella vita di una persona arriva anche la necessità di scoprire che la musica è qualcosa non di effimero, non di banale, non, come dire, non è un accompagnamento della vita, sia pure molto piacevole, eccetera, ma è qualcosa che può arricchire in maniera molto più profonda il proprio essere, la propria persona.